Ciao a tutti draghi, sono Eterion e vi do il benvenuto in questo nuovo video su Warframe, dove andremo a vedere la nuova skin, la prima in realtà skin di Grendel che potete ammirare qui nella sezione di login del personaggio, anche se c'è un suo pezzo che flippa un pochino male e ricorda vagamente qualcos'altro, ma non sono parole mie, io non sto dicendo assolutamente nulla, è tutto nella vostra testa. Andiamo a loggare così vediamo come è composta questa skin, cosa è presente nel pacchetto per l'anno lunare cos'è l'anno della tigre questo? L'anno del, comunque è un nuovo anno, l'importante è quello. Ovviamente è possibile acquistare il tutto nel mercato per un costo effettivamente altissimo. Me ne rendo conto, sono 515 platini, però ecco una cosa che magari avrebbero potuto non mettere per fare un pacchetto un pochino più economico era magari fare un pacchetto soltanto con la skin e altre due cose, no? Però questo è il pacchetto, quindi c'è la skin di Grendel, Nian, c'è la skin dello Zar, l'armatura del Kubro, l'effimera Peach Blossom che si può acquistare comunque senza il pacchetto, così come anche la skin dello Zar e quella del Kubro per 90 platini. C'è anche la skin che è possibile acquistare per 165, però l'intero pacchetto che comprende anche booster affinità, quantità risorse, crediti, 3 Riven, 500.000 crediti, un po' di cuva. Sta per 515, d'accordo? Poi c'è questo altro pacchetto, il rinnovo lunare, la collezione Luminous, quella era la collezione Radianto, e c'è il tema che adesso andremo a mettere, lo sfondo, e vabbè, questo è anche il sigillo, ma no, il sigillo non ci interessa perché c'è quello sulle mie spalline, che è tanto carino, la Sugatra che non ho. Che adesso ho. Poi c'è la skin dell'Ignis e come al solito altra robina. Tutte quante queste qua è possibile acquistarle singolarmente, tranne i temi. E sta a 275 platini. E poi quello che trovo più interessante, non tanto come pacchetto, ma come skin dell'arma, è la skin della nana pesante Clavatus. È stupenda, ok? Questa da sola insieme alla skin di Grendel sono la cosa più bella che abbiano fatto per questo evento dell'anno lunare 2022. Stupendo, veramente, veramente stupendo. C'è anche un Floff che è carinissimo, la tigre coraggiosa. Ah sì, allora è l'anno della tigre, proprio easy e basta. Ci sono anche dei. Ah no, è possibile, vedete, sono scemo. L'avevo visto, non me lo sono ricordato. È possibile acquistare unicamente i temi, d'accordo? Quindi il tema rinnovo lunare, lo sfondo, il sigillo per 105 platini, piuttosto che comprare tutto il pacchetto da 275. Adesso lo vediamo comunque, lo metterò apposta in questo video così vedete la differenza anche con il login diverso. Poi c'è il glifo del criceto banchettante che costa soltanto un credito, ve lo consiglio, guardate quanto è cute, guardate quanto è carino. E sempre per un credito. Eccolo qua, c'è il poster tradizionale, ne compriamo uno. Ce l'avevo già in realtà, ne compriamo un altro, non sa mai. Però 4 è brutto, meglio 5, quindi adesso ne ho 5 da parte. Poi vi faccio vedere la skin, ok? Cioè, intanto guardate che bella che è la skin della lama, ma adesso andiamo a vederla meglio, magari in un bel cattura, uno a caso, eccoci qua nel cattura. Guardate che bella che è questa lama pesante. Guardate che splendore che è. Questi qui sono i colori originali, non li ho toccati perché sono molto belli. Mi piacciono molto i motivi sull'oro, sul rosso, sul nero. C'è anche un leggero quantitativo di verde che a me non dispiace mai in realtà, quindi tanta, tanta roba. Guardate che bella che è. Questo qui va per tutte quante le lame pesanti, quindi qui è la mia Dokram, d'accordo, montata su una staffa, ma va bene anche per gli spadoni, essenzialmente, d'accordo? Guardate che bello anche Grendel. I denti un pochettino cozzano in questa animazione, ma insomma, cioè, voglio dire.
faccio vedere anche l'animazione della mangiata. Guardate che bello con i denti che si aprono. Che spettacolo, è veramente, veramente bellissima questa cosa qua. Si prestava molto Grendel a una cosa di questo tipo, effettivamente. Con i dentini così dorati, tra l'altro, quindi proprio pappone is the way. C'è anche l'efimera, qui possiamo vedere un loto o un fiore di ciliegio, non so bene cosa sia, ma c'è anche l'efimera in questo momento. E possiamo vedere anche la skin, ok, che non è altro che un restyling del colore, ma è molto vera anche questa qua, del nostro, vabbè, in questo caso è il Kuva, la versione Kuva dello zar, ma va bene anche il Kuva, va bene anche lo zar normale, eh? Questa è la versione Kuva, ma non importa. Torniamo un attimo nella nostra navicella, così vediamo il resto delle cose. Eccoci qua, abbiamo il nostro simpatico doggo. Guardate che bella che è l'armatura del doggo. Oh, l'armatura è veramente bella. Il cappello l'ho messo io, non c'entra assolutamente nulla con il cane. E l'unico peccato, se vogliamo, quando tornerà, eccolo lì. L'unico peccato di questa armatura è il cane di per sé, perché i Kubrow non sono proprio in meta negli ultimi, non so, 10 anni su Warframe, d'accordo? Quindi, cioè l'armatura è stupenda, guardate, si muove anche quella che dovrebbe essere la mascella, guardate che figata, è stupenda. Però, quando è che camminare con un Kubrow in mappa? Può capitare, ma è raro, quindi un pochettino seccante questa cosa qua. La sugata ve la faccio vedere. Ma sì. Vediamo se la trovo. Dovrebbe essere questa qua, il nuovo lunare. Ecco, è comparsa qui in fondo, piccola, perché questa è la lama troppo grande, quindi non si vede, non fateci caso. C'è anche Lignis Wright. Io qui avevo la skin lanciafiamme, ma c'è adesso questa, con i colori carini dell'anno lunare. Guardate che bellino. Continuo a preferire la skin del lanciafiamme, quella di Ember. Però, insomma, per provarla, perché no. E infine andiamo a sistemare. Dovrebbe stare, credo, spero, in interfaccia. Eccoci qua, personalizzazione del tema, bla bla bla. E qui c'è tema rinnovo lunare. Io non lo cambiavo dai tempi di Zephyr Harrier, perché è molto bello. Adesso andiamo a mettere rinnovo lunare. Non c'è il suono, quindi ci teniamo quello là di Zephyr, ok? Ma guarda che carino che è. Tutte cose sono sul rosa? Sul rosso chiaro, guardate qui in alto. Non è proprio stupendo. Cioè, questo lo è, d'accordo? Oh, la mia forma è pronta. Questo lo è, a destra, è molto carino, però... Oddio. Beh, in realtà... Non mi dispiace. Non ne vado pazzo, preferivo quello Harrier. Però carino. Facciamo uno sloggino, così vi faccio vedere. Ecco, questo tema rosso, tipo scena del crimine, un po' meno. Ed eccoci qua, la schermata di login. Guardate che bella che è, effettivamente. C'è anche il simbolino qui dell'anno lunare sopra Warframe, tanto cambia. Veramente, veramente bello. Anche Accedi è cambiato, vedete che più... Non so, ci sono dei ghirigori, dei simbolini. Non lo so, è molto molto carino. Mi piace. Forse, ho detto, l'unica cosa che un pochettino stona un pochino, ma poco poco, sono proprio i temi di rosso da Death, non lo so, davanti alla schermata. E niente, credo di avervi mostrato tutto. Perché questo sì. E la schermata di login, sì. Ci sarebbe da mettere il glifo, ma mi piace tantissimo il mio cuoricino qua arcobaleno, quindi non lo cambierò per adesso, finché non mi arriverà, si spera, chissà quando, il mio glifo. E nulla, questo era tutto per questo video. Buon anno lunare anche a tutti voi, se lo festeggiate,
io non lo festeggio, io non sapevo nemmeno cosa fosse fino a 3 anni fa, ma io sono un ignorante in materia. Però, guardate che belle skin che porta, quindi buon anno della tigre a tutti voi, tigrotti, tigrotte, quanto diventa inquietante questa cosa. Vi auguro una buona giornata, ciao Draghi. Oddio, cosa ho detto? Tigrotti, sì. Ho detto proprio tigrotti. Va bene.